Porta Torre è l'antica porta d'accesso alla città situata al centro del lato meridionale delle mura. Quello che resta dei bastioni risale al Medioevo. Essi furono costruiti con il beneplacito dell'imperatore Federico Barbarossa dopo la distruzione di Como a opera dei milanesi alla fine della Guerra dei Dieci Anni. Il Barbarossa fece ricostruire la città esattamente secondo il precedente modello romano, circondandola su tre lati da muraglioni con possenti torri agli angoli e porte d'accesso al centro. Nel 1192 venne perciò eretta Porta Torre per difendere il più importante ingresso della città di Como. Nel corso del XIV secolo, la grande torre venne affiancata da altre due pentagonali molto più piccole. Nel Cinquecento venne ulteriormente rinforzata con un baluardo semicircolare. Se ne vedono i resti nel vicino sottopassaggio pedonale. Ma tutti questi edifici non sono giunti sino ai nostri tempi. Porta Torre è uno dei più interessanti esempi in Italia di architettura militare di tradizione romanica. La grande fortificazione alta 40 metri ha un aspetto massiccio all'esterno, mentre sul lato verso la città è alleggerita da quattro ordini di arcate che corrispondono ai quattro piani interni, andati distrutti. Stranamente, gli otto archi sono fuori asse rispetto a quello molto più grande sito al piano terra. Dalla Porta Torre, l'unica rimasta, si possono vedere i due torrioni. A ovest, la Torre Gattoni. A est, la Torre Vitali, che ripetono entrambe il motivo degli archi aperti verso l'interno. Il viale esterno alle mura, un tempo fossato difensivo, è oggi utilizzato tre volte a settimana per allestire un mercato all'aperto. La statua di Garibaldi nella piazza antistante la Porta Torre ricorda che nel 1859 la città fu definitivamente liberata dal dominio austriaco.